Buongiorno, buongiorno, si entra nel clima natalizio che fa quasi rima con schisso, nataschisio, nataschisio, eccolo lo schizzo. Buona giornata a tutti, un bel lunedì. No, vabbè. Cioè, sta pieno. Te sciacque di coglione! A me fanno dormire un po' di qui. Ma vaffanculo, va! Ah, eccolo! Nah, che sei callo! Ma buongiorno! Buongiorno, sto cazzo! Ma via! Via! C'è il canino! Ma il cazzo, no, cazzo! Sciacque di coglione anche tu! Tra un po' di Natale, non sei contento? Ah, che seppia! Sei bellini, va. Sì, bellini tu, coglione. Vuoi anche tu un cappellino? Leva sto mani, fermati! Ah! No, no, ma tu sei proprio cattivo, fuori sta pieno di figa. Ma me frega il cazzo da me. Tocca andare fuori. Namo. Faccio tu. Dai che levati! Dai che è pieno. Ma via! Ah! Niente, non vuole venire. Mi sono anche infilato sul letto. Niente. Una bella doccia. Per iniziare lunedì ancora meglio, mi spruzzo un po' di profumo e vi lascio la mail. Questa fragranza qua è la 107. Sono 5 fragranze unisex. Ora sto provando questa al patchouli. Inoltre ci sono anche i tester, eccoli qua. Quindi scrivete la mail per informazioni. Questa mattina nemmeno la barba ho potuto fare. Che non ritrovavo le lamette, non so dove l'ha messa mia madre, boh, non ho ritrovato le lamette, però in frigo ho trovato le polpette. Comunque volevo chiarire una cosa, c'è qualcuno che scrive, adesso fai tutte le sponsorizzazioni, non... Raga, è una questione, uno cresce in tutto, ma non ho mai tolto il tempo al divertimento, ragazzi. Io faccio solo dei suggerimenti, delle cose che io reputo opportune fare e che mi piacciono in primis a me. Poi se ci credete o no, a me me ne frega niente, io continuerò ad andare avanti così e basta, anche perché adesso starò 5 giorni in casa, vedremo chi c'ha ragione, no? Io, ragazzi, ecco, sto qua dentro, sto a lavorare, ho poco tempo, cerco di dare il massimo in tutto e per tutto. Se ci credete bene, sono contento di condividere anche altre cose, non solo le risate, magari una cosa buona da mangiare, una mia maglietta, perché comunque a me ormai il merchandising l'ho fatto, mi piace farlo e lo rifarò ripetutamente, anche perché ho visto che a voi piace. Detto ciò, la gente a me che si lamenta, cioè non mi piace, fate qualcosa anche voi, magari poi, no? Io non costringo nessuno, questa è una pagina sempre stata libera, non ho mai chiesto niente a nessuno, e quindi risparmiatevi questi commenti stupidi che veramente vanno a vanificare tutto quello che uno fa. Io mi ci sveglio un'ora prima magari per portare una storia in più, mi ci sveglio, non vado a un aperitivo per poter magari fare un contenuto in più. Quindi se non le sapete le cose, raga, dai, abbiate pazienza, è Natale, siate più buoni e non siate cattivi e invidiosi. Ve lo dico perché, cioè, alla fine io potrei anche sbattermene questi 5 giorni, nemmeno l'utilizzo Instagram. Che me ne frega, cioè alla fine che devo fare? Invece no, a me piace, da gusto, però siate un po' più corretti anche nei miei confronti, perché dopo un po', no, uno tutto bello, tutto quanto, però accuse che non so genuino, dai, andate a quel paese. Prima cosa, me ne potrei anche fregare queste cose, no, ma siccome è una cosa che sento, no, cioè sono una persona vera, quello che devo dire ve lo dico, non vi preoccupate, e non solo quello che voglio fare, faccio, quindi basta. Ma sono arrivato a casa. Sì, televisione altissima, caldo, bestiale. No! Ma che stai a fare? Oh no! Che stai a fare? No, senti. Incredibile, taglio di capelli, ha levato il capello. Guarda di qui, ti ha lasciato tutto libero. Fermati! Rifà il taglio alla Peaky Blinder. Incredibile. Poi si lamentava che ti tagliavi i capelli, io te l'hanno fatti uguale come li facevo, io tagliavo anche un po' così. Ma tu te ne la taglia niente. Cosa taglia? Niente. Cosa taglia? Un pezzo di cazzo.
No, pezzo de non lo dico. Incredibile. Ma perché il nonno esprime gioia così? È contento che sti 5 anni sarò a casa. Ah, beh. Dal 23 al 28. Eh certo, è uno sciallo. Sei contento? Fai una faccia contenta. Ma scherzi? Fai una faccia contenta. Più contento. Tanto, tanto. Vedi, è così che funziona. Falla finita. Beh, ma fatti cazzo tu. Falla finita. Beh, mi frega un cazzo, non è mio. Ma è così. Ma rompe ancora. Eh? Dopo allora facciamo la casca. Più se incazza che non ti va. Mia sorella che ci ha regalato, guardate che bello, l'album di famiglia, incredibile, top. Ah, qua è il concerto di Martin Garrix, no, sì, di Justin Bieber, New York, nonno, che bello, io con la zigianna, io che dormo, io e nonno. Che bello, io da piccolo. Io e Chiara da piccoli. Con la zigiana, guarda che bello. Grazie Chiara. Guarda che bella questa la foto. Bello. Che spettacolo, guardate che belle foto. Come fare un piccolo tuffo nel passato. Eccolo il coccodrillo come fa la tinta. La zigiana e le carote. Guardate che bello. Con la camicia uguale, io e il nonno, primo merchandising, che top. Grazie Chiaretta. Guardate nonna Maria che sta facendo la torta al testo, incredibile. Raga, di che volevamo parlare? Di che? Vai, impasta, vai. Vai, vai, vai. Guardate, la sta tagliando ora. Ecco la parte per me. Poi mi dice l'erba è buona. Raga, l'erba può essere anche buona, ma con la torta al testo e le salsicce è meglio. Vero capo? Non si può registrare. Andiamo a chiedere, perché io comunque sono curioso. Voglio anche un feedback. È vero o no? Oh. Sì, è vero o no? È vero. O no? Allora no. È vero? No. Dammi un feedback. È vero. Quanto sei sicuro? È vero. Guarda che capelli che hai fatto. Ma lasciali fa. Guarda che capelli che hai fatto. Ma come te l'ho fatto niente. Io? Lasciali fa. Guarda, guarda, la Peaky Blinder. La Peaky Blinder. Raga, sentì l'odore della torta al testo. Appena sfornata è una cosa. Appena, anzi, cotta, perché non si sforna dal forno. È una cosa sublime. Guardate come fuma ancora. Madonna. Guardate che spettacolo. Diciamo del suo lavoro. Che lavoro fa per far sì che poi gli altri. Sto periodo ci stampo, no? L'importante. Godo del lavoro e poi allenarci. Oddio. Ma che vuole? Fammi venire a dormire con te. Ma va a fare in culo! Va a dormire con la bella sorga! No con me! No, no! Sì. Fammi le nannine! Ma cammina, levati di coglione! No, cammina, no. Nannine! No, no, no. Nannini correva con le macchine. Ma non dormivo insieme. Vattene! Dimmi come resti sta sorca. È bella, che col pelo. Quanto, quanto? Lungo, più quanto? Ce n'è, più ce n'è meglio. Ma chi vuol di? Vuol di sta cazzo. Ci vuole il pelo, ci vuole il pelo. Ma chi ce la fa con tutto sto pelo? Magnolo, no, chi ce la fa con tutto sto pelo? Porca Maria, la finisci. Ma io voglio sapere chi ce la fa. Oh, tu pila pelata, ecco. Pelata ma rompi coglioni. Pelata come, a zero? Sì, zero. È meglio a zero pelata. Certo, certo. No? Per te sì, per me no. Mamma mia. Ma che so, sti io perché siamo in casa. Ma che stai a fa? Fermate, Dio! Ah, la vuoi sentire? Ah. Ma mia, fermano giù. Ma sei la pizza? Sto a sentire gli urli da sopra. Ma mia. Oh. Mamma mia, Federica, giusto il freddo, adesso è Lorenzo, che fa pena, no? E questa è una serata carina. Ah, per sta cosa? Coccodrilli, buonanotte. Vi ringrazio tantissimo per i commenti positivi, per i messaggi bellissimi che avete mandato dopo, tra virgolette, il mio, non era uno sfogo, ma era un fare presente delle cose
qualcuno magari non gli sono chiare in testa, quindi grazie mille, mi state sempre vicino, io sono super contento, vedo l'ora, domani ultimo giorno di lavoro, poi staremo 5 giorni insieme, ci divertiremo sicuramente, ci sono le cose per la testa, sicuramente sarà bello, io adesso cotto, domani mattina spero di svegliarmi presto perché voglio andare a correre, anche perché se uno ha gli obiettivi qua deve correre, deve correre, deve correre. Notte, un abbraccione, vi voglio bene. Ah, grazie per la live, è stata super. E niente. Notte, 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 notte.